This edition of i-Italy New York is brought to you by... L'energia non si ferma. Mai. L'energia crea. Si trasforma. Diventa un'idea per generare nuova energia. Diamo all'energia un'energia nuova. And DeCecco Pasta. Imported in the US since 1893. In this week's episode, Stefano Albertini interviews Oscar-nominated director Gianni Amelio. The president of Italy's House of Representatives visits Ellis Island. Pasta Mania continues with spaghetti con pomodoro e basilico. Professor Fred Gardaphe reviews Siciliana. And now, let's start with Stefano Albertini's interview to director Gianni Amelio. Gianni Amelio, uno dei registi più importanti in Italia di oggi, torna a New York con due film, un feature film e un documentario. E vorrei partire dal documentario, perché da lì parte Gianni Amelio. Qual è il suo rapporto col documentario come forma cinematografica? Guardi, io non faccio molta differenza tra documentario e film. Per me è tutto cinema. E quindi affronto le due cose con lo stesso spirito, cercando la verità all'interno dei sentimenti, che possono essere sentimenti vissuti da una persona che esiste realmente, che quindi ti parla, oppure di un personaggio che tu, autore, hai creato. Quando si stratica una vite, adulta, forte, qualche pezzetto di radice rimane sempre sotto terra. E parliamo adesso invece di quest'ultimo documentario che lei porta ad Open Road. È un documentario in cui lei intervista alcune persone omosessuali che parlano della loro vita nel Novecento. Com'è nata questa idea? Allora, l'idea non è nata dalle persone, ma è nata dalle cose. Le cose sono i fogli dei giornali, i cinegiornali, alcune immagini televisive, alcune immagini cinematografiche negli anni 50-60. E c'era allora un linguaggio oggi davvero intollerabile. In queste pagine, in queste immagini, io vedevo tanta crudeltà, tanta malvagità, che mi sono detto voglio metterle a confronto con la vita personale e privata degli omosessuali del dopoguerra. Storie che avevano una forza morale straordinaria, venivano offese, venivano calpestate dai mezzi di comunicazione. L'altro film che porta a Open Road è L'Intrepido. L'Intrepido, che è una storia di un personaggio che si inventa praticamente ogni giorno un lavoro, sostituisce al volo chi non può andare a fare una cosa e la fa lui. Siamo messi così male in Italia? Io credo che questo momento in Italia, ma anche fuori dall'Italia, sia talmente serio dal punto di vista proprio della nostra sopravvivenza, del nostro futuro, del futuro che diamo ai nostri figli, che non dobbiamo affrontare l'argomento con le lacrime agli occhi, col pianto in gola. Infatti lei ha scelto un attore comico. Dobbiamo cercare anche la strada del paradosso. Io quando racconto la storia di uno che di professione fa il rimpiazzo, è chiaro che faccio una provocazione. L'approccio in qualche modo provocatorio
fa diventare ancora più serio il problema. Però io l'ho affrontato appunto con un attore comico in Italia molto popolare, ma dotato di una comicità che non è quella della commedia all'italiana, ma di una comicità molto più antica, che ha le sue radici in America. Io ho pensato all'omino di Charlot, ho pensato a Buster Keaton, e quindi c'è soprattutto l'eredità del cinema muto. Come le dicevi, i nostri ascoltatori, i nostri spettatori sono americani che amano l'Italia, ma molti sono anche italo-americani, per cui loro e le loro famiglie sono passate attraverso delle storie di emigrazione, che è un tema che le sta molto, molto a cuore. Credo che il film forse che tutti conoscono su questo tema suo è L'America, questo misspelling, questa scrittura sbagliata dell'America, che è una storia di emigrazione, di contatti tra popoli diversi. Sappiamo anche dalla sua biografia che lei non ha vissuto personalmente l'emigrazione, ma il suo papà emigrò quando lei era piccola in Argentina. Qual è il suo rapporto con questa tematica oggi? L'emigrazione di mio padre, come lei ha detto, ha rappresentato lo spezzamento, la divisione, quasi l'annullamento del mio nucleo familiare. Andare in Albania, fare un film come L'America, per me ha significato ricomporre un nucleo familiare, perché là ho incontrato mio figlio. Io ho adottato un ragazzo albanese, diciamo che ho adottato tutta la sua famiglia, però fondamentalmente lui, che si chiama come me, che adesso è un uomo anche adulto, con 3 bambine meravigliose, e che in qualche modo ha risarcito me della mancanza della famiglia, diciamo, originaria, creando un'altra famiglia che è quella che mi sta a cuore adesso. Un altro film dove emerge in parte almeno un suo elemento autobiografico, e anche quello che gli ho detto è uno dei miei preferiti tra i suoi, che è Le prime Rome, che è di Albert Camus. Come entra la persona di Gianni Amelio in un romanzo di Camus che è altamente autobiografico per lui, ma in qualche modo Camus, raccontando la storia di Albert Camus, racconta un po' anche una sua di storia, mi sembra di capire. Diciamo che la storia mia somiglia, soprattutto nell'infanzia, a quella di Albert Camus. E tutto nasce dal fatto che la figlia di Camus conosceva alcuni miei film e mi ha accettato come regista di una storia molto intima, molto, diciamo, delicata da trattare, proprio fidandosi del fatto che c'erano questi elementi autobiografici. Queste consonanze. Sì, per esempio il fatto che io abbia vissuto senza un padre, così come Albert Camus, che io abbia vissuto con una madre molto giovane insieme a una nonna molto autoritaria. L'infanzia di Camus è stata segnata dalla fame, un po' anche la mia. Cosa fa Gianni Amelio fra un film e la promozione di un film e l'altro? Ma io vivo la mia vita, e il cinema non è il fine della mia vita. Il cinema è un mezzo di conoscenza. È chiaro che quando si fa un film si scava nel proprio animo, nel proprio stomaco anche addirittura, e soprattutto si conoscono gli altri, si cerca la verità degli altri e la propria insieme. Quindi il cinema è un veicolo straordinario perché la vita diventi sempre più, in qualche modo, piena. La testa di un uomo è leggera e diventa sempre più leggera se tu ci metti dentro la frase di un libro, l'immagine di un film, un pezzo di musica, un quadro. Ecco, io la penso così e credo che il tempo vada vissuto non spasmodicamente alla ricerca del successo del film, del premio, no, ma vada vissuta cercando di
conoscere le cose che ami sempre di più e amare le cose che conosci. Now let's see what's happening around town. È stato assolutamente emozionante venire qui, ci tenevo moltissimo come Presidente della Camera perché questo è stato il posto in cui milioni di italiani sono passati. Sentire raccontare appunto la guida che ci ha accompagnato, che descriveva le procedure, ma soprattutto che descriveva gli stati d'animo delle persone che arrivavano qui, ecco, era come un po' rivivere quello che continuano ancora oggi a sentire tantissime persone che io ho incontrato negli anni di lavoro all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, cioè lo stesso soddisfazione di essere arrivati, anche la stessa ansia di non sapere nulla, di non capire la lingua, la paura del futuro, i sentimenti di però ecco, felicità ma al tempo stesso un po' di smarrimento rispetto alla nuova situazione. Shock, a terrible experience. I can imagine what it means to stay for days and days there without the possibility to breathe. I used to assist migrants approaching Italy, arriving in Lampedusa, and many of them arrived there after terrible experiences. Some of them also passed through shipwrecks. The feelings are always the same. The feelings of the Italians in those days are the feelings of migrants who arrive in Italy these days. And this is why I think we have to respect people who arrive and instead of considering them a threat. Respect for all those who passed through this experience, who had the courage to leave the country and start a new life. Respect because you need really, you need a lot of energies to do so. And they left without having any certainty about the future. So the fact that they passed through these procedures, they took the risk to do so, for me it's a reason to consider them really people with had a capacity to reinvent their lives. La gran parte di persone che arriva via mare in Italia sono persone che fuggono da guerre, da dittature, da persecuzioni. Dunque sono richiedenti asilo e come tali devono essere considerati sia nel linguaggio pubblico che dal punto di vista giuridico. In questo senso diciamo che il fenomeno è comune a tanti altri paesi d'Europa, perché il numero delle domande d'asilo che viene fatto in Italia non è superiore a quello di altri paesi. La cosa drammatica che invece tocca di più l'Italia
in modo veramente impressionante è il fatto che questa è un'emigrazione pericolosa. Questo è un attraversamento che è una roulette russa, dove le persone salgono sulla nave o sul gommone senza avere la certezza di arrivare dall'altra parte. Questa è la grande emergenza, questa è la grande drammaticità che gli altri paesi non vivono. Ed è lì che allora bisogna chiaramente far capire ai nostri partner europei che c'è una responsabilità collettiva. Salvare vite umane è un dovere etico, è un imperativo che non può essere solo sulle spalle dell'Italia, che lo sta facendo, e io sono molto orgogliosa che questo accada. Ma è veramente, sarebbe auspicabile che fosse un impegno collegiale di tutti gli Stati membri. La nostra guida, Danielle, di origine italiana, ci ha illustrato un sistema che funzionava molto, molto bene, in cui appunto c'era lo screening medico, lo screening legale, ma un sistema non troppo selettivo, diciamo francamente. Voglio dire, c'era interesse di avere persone che venivano da fuori, perché queste erano energie vive che avrebbero sviluppato, contribuito allo sviluppo del paese. Su questo si fondano gli Stati Uniti d'America. Questa è la prova vivente di come l'immigrazione sia una risorsa. E noi italiani abbiamo contribuito a questo paese, abbiamo contribuito in tanti ambiti, in tanti settori. In questa mia visita a me fa particolarmente piacere incontrare, ecco, la vecchia migrazione, ma anche la nuova, quella di nuova generazione, che sono i talenti, che sono gli scienziati, che sono gli start-uppers, talenti che trovano qui una opportunità. E anche in questo caso i miei sentimenti sono molto misti, perché io sono orgogliosa che tanti italiani si facciano strada in questo paese, che vengano rispettati e considerati come appunto eccellenze. Dall'altro lato però c'è amarezza nel non riuscire a riportarli a casa, questi ragazzi, con un percorso professionale serio e gratificante per loro. E ritengo che noi come paese veramente riusciremo a rialzare la testa quando saremo in grado anche di attirare questi nostri talenti, che oggi preferiscono stare fuori perché un paese come questo offre loro delle possibilità che l'Italia purtroppo finora non ha potuto offrire. This is Pasta Mania. Follow us on i-Italy TV. This is pasta. Real Italian pasta. Pasta is serious business. Pasta is love. And pasta making is love making. Did you know that the best pasta makers clean the grains one by one? They just keep the heart. The best pasta is bronze drawn and slow dried at low temperatures. Remember, to make an excellent pasta dish, use excellent pasta.
Today's recipe is spaghetti al pomodoro e basilico. Pomodoro is the Italian word for tomato. And although tomatoes were originally imported centuries ago from Latin America, they have by and large become the most widespread ingredient of Italian cuisine. Cultivated in Naples' fertile soil since the 16th century, pomodoro is considered quintessentially Neapolitan. Together with basil, pomodoro has now become the reigning ingredient for pizza and pasta throughout Italy. Ingredients. First, you'll need 24 ounces spaghetti, 24 ounces chopped tomatoes, 2 tablespoons extra virgin olive oil, 1 clove of garlic, 4 ounces parmigiano, a sprig of fresh basil. Now that we're ready, let's see how Chef Luca Stefani does it. Preparation. Add extra virgin olive oil to a pan and heat over medium flame for about a minute. Then add garlic. Add chopped tomatoes and salt. We recommend buying fresh tomatoes and chopping them yourself. Cook over a high flame for about 15 minutes. Remember to remove garlic when it is golden. When the water comes to a boil, add coarse salt and toss in the spaghetti, stirring occasionally so it doesn't stick. Cook spaghetti for 12 minutes. Crumble a lot of fresh basil with your hands and add it to the sauce. When ready, drain the spaghetti with a colander, but do not rinse. The starch in the water helps the sauce stick to the pasta. Besides, rinsing would cool the pasta and prevent it from absorbing the sauce. Add more basil and mix. Spaghetti al pomodoro e basilico is so popular in Italy that it is actually paired with all kinds of wines. Reds, whites, and rosés. So you're really on your own here, although you can't go wrong with a wine from the Naples area, like a Greco di Tufo, Fiano, Aglianico, or Taurasi. Before serving, add a few more drops of extra virgin olive oil and sprinkle with grated parmigiano. Remember, to make an excellent pasta dish, use excellent pasta. Check out Italian Genius. Whatever you think of Sicily, it thinks of itself and has thought of itself a lot more as Sicily than as being a part of Italy. In fact, if you ask Italian Americans today, what are you? The people who come from Sicily will probably say I'm Sicilian. Just as anybody else from other regions of Italy may say I'm Barese, I'm Piedmontese, whatever. But Gaetano Cipolla should be elected the kind of secular saint of Sicily, the American saint of Sicily. He has dedicated his life, first of all, to publishing works about Sicily, news about Sicily, information about Sicily through Arba Sicula. And in this new book, Siciliana, Studies on the Sicilian Ethos and Literature, he revises and expands the an earlier edition and includes his classic essays. So if you think you're Sicilian, you should definitely read this and find out for sure if you are and what it is that makes you a Sicilian. In fact, the first essay is entitled What Makes a Sicilian? And then he goes on and talks about the relationship between Sicily and Greece, Muslims in Sicily, Jews in Sicily. And he talks about, is Sicilian a language or a dialect? That pretty much it's looked at upon as a language right now. He also talks about his experiences working with the
National Defense Institute, looking at how these representations of Sicily have done a disservice to it. And then there's a couple of excerpts from actual books that he's done before on Giovanni Meli and Antonio Veneziano, Nino Martoglio. He's done a whole book, and here's a wonderful essay on here. So what you'll find in this book is kind of a nice eclectic collection of all of this man's writings about Sicily. And I think it makes for a very good and interesting read, and you know, one that I think will also bring you a lot more knowledge to your sense of what does it mean to be Sicilian today. This edition of iItaly TV was brought to you by Colavita Extra Virgin Olive Oil and Baci Perugina Chocolate. Say I love you in the Italian way. In the next week's episode, iItaly will be at the New York City Summer Fancy Food. Professor Fred Gardaphe reviews pioneering Italian-American culture. Calico Building, a party to say goodbye to Vice Consul Lucia Pasqualini.